Un caloroso saluto a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati, e benvenuti al quarto e penultimo appuntamento con il KTM Duke 200 Trophy, il trofeo monomarca low cost, chiavi in mano, che sta infiammando il pubblico già da tre gare per l'incredibile spettacolo che i piloti stanno dando in pista. In cabina di commento con voi, dall'autodromo di Franciacorta, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, pilota del team BR Corse, che quest'anno disputa il CIF 600 Supersport. Ciao a tutti. Stiamo per assistere al quarto round di questo campionato ancora apertissimo, con Costantino, Arrioni, Lolli e Ruiu in lotta per il titolo di campione. Campione che si porterà a casa come premio una gara nell'IDM tedesco sul Duke 390, quindi un premio veramente ghiotto. Guido, che gara ti aspetti oggi? Ma chi non vorrebbe vincere una gara nell'IDM? Nel senso, insomma, è un'occasione per questi ragazzi e soprattutto che vinca il migliore, soprattutto se sono ragazzi che stanno andando veramente del grandissimo gas. E l'Under 17 poi farà... Ruiu è quello che oggi potrebbe portarsi a casa. Oggi potrebbe portarsi a casa il titolo. L'altro premio che consiste nell'ammissione alla selezione per la Red Bull Rookie Cup, quindi un premio ghiottissimo anche quello. Andiamo subito a guardare la griglia di partenza con la pole position straordinaria di Alessandro Costantino, che ha girato in 25.3 con queste moto, beffando Gabriele Ruiu di ben 6 decimi, quindi Costantino oggi in qualifica su un altro pianeta. Terza posizione per Luca Bono, wild card, che è l'altro giornalista del sito gp1.com, che con la sua moto numero 2 ha stampato 1.26.2 come miglior tempo, quindi partirà dietro ai ragazzini, partirà dalla terza posizione. Ed è anche uno che pesa 80 kg. Sì, insomma, non è un ragazzino di 12 anni, quindi su queste moto il peso influisce tanto. Quarta posizione per Paolo Lolli, 1.26.6, il suo miglior tempo, sarà uno di quelli che infiammeranno questa gara davanti a uno spento Paolo Arrioni, che ci aspettavamo in prima fila, ma in qualifica non ha dato il meglio di sé, chiudendo così in quinta posizione col tempo di 1.26.854. Sesta posizione per Alex Treglia, 1.27.017, con la moto numero 35, chiude la seconda fila. Terza fila aperta da Simone Zamboni, moto numero 32, 1.27.9, il suo miglior tempo, seguito da Gohan Attardi, fratello di Massimo Attardi, quello che corre nella Master Cup, quindi salutiamo anche Massimo. Gohan Attardi oggi come wild card, 1.28.4, il suo miglior tempo, prima volta che vede la moto, non male, sicuramente. Davanti a Pellizzoni, moto numero 18, che chiude col tempo di 1.28.7. Ultima fila aperta da Maurizio Vettor, altro giornalista, quest'oggi presente in pista, giornalista di mototecnica, seguito poi da Francesco Marchese, che finalmente è riuscito a correre dopo le vicissitudini con la licenza dell'ultima gara. Oggi è tutto a posto, riesce a correre. Chiude poi lo schieramento, un'altra wild card, Mattia Scantarini col tempo di 1.32.387, con i piloti che si stanno schierando sulla griglia di partenza dell'autodromo di Franciacorta. Oggi si potrebbe decidere chi vince il premio Rookies, oggi si potrebbe decidere chi si porterà a casa il titolo di campione. È tutto pronto sulla griglia di partenza, quella luce rossa che segnala che bisogna dare gas, che si spegne adesso con le moto che partono, un'impennata là in fondo a griglia. Vediamo che Costantino è partito abbastanza bene, dovrebbe essere al comando, è partito malissimo Gabriele Ruiu, malissimo, è scivolato in sesta posizione con Costantino che gira al comando di questa gara, e Gabriele Ruiu che vede davanti a sé una gara in salita con tutto da rifare. Guardatelo qui con la moto numero 16 on board camera, con la sua Duke 200 dietro a Luca Bono, il pilota che corre, giornalista della rivista del sito gp1.com. guardatelo qua come si deve difendere dagli attacchi di uno scatenato Gabriele Ruiu con Costantino. Guardateli qua come fanno danzare queste moto, come se fossero le loro gambe, come se facessero questo mestiere da quando sono nati, con Costantino al comando di questa gara, seguito da Paolo Arrioni con la moto numero 23, che è partito fortissimo. Arrioni partiva quinto, adesso secondo, quindi sicuramente ha risolto i problemi delle qualifiche. Guardalo Arrioni qua, guarda dove prova ad infilarsi all'interno della curva del curvone verso destra. Arrioni è riuscito a sopravanzare Costantino con un sorpasso straordinario. Voglia di riscatto dopo la qualifica, grande Paolo. Paolo Arrioni, romano, lo si sente anche quando si parla nel paddock, che guardali là subito a infiammare il pubblico, perché se questi piloti non fanno bagarre non sono contenti. Guardali qua, Arrioni che ha perso subito la postazione su Lolli, che si porta al comando della gara. Attenzione, no, Arrioni all'interno, ancora lui che dice la sua e che tiene stretta, salda, la prima posizione di questa gara. Gabriele Ruiu ancora all'attacco di Luca Bono, guardali qua, in scia, sul rettilineo. È bello vederli come in scia, sembrano una moto sola, poi in staccata si aprono e ti accorgi a che ventaglio, ce ne sono altre due dietro. Guarda che roba. Guardali là con Lolli, che si porta al comando della gara, passando così Paolo Arrioni, approfittando della scia. Un sorpasso bellissimo, quello di
Paolo Loli. Intanto abbiamo visto Gohan a tardi all'inseguimento, questa volta lui di Luca Bono, quindi Ruyo dovrebbe essere sopravanzato. Esatto. Quindi Gohan a tardi questa volta che sta inseguendo la moto di Luca Bono con Loli. Guardalo lì come si difende alla grande dall'attacco di Costantino. Oh. Guarda dove ha staccato Paolo Loli, una staccata straordinaria, quello della moto numero 51. Costantino bravissimo a riprendere la moto. Mamma mia Costantino, che manovra che ha fatto. E intanto ci soffermiamo giustamente anche sugli altri. Mattia Scantarini, moto numero 237, sta seguendo il gruppone cercando di imparare anche lui come far girare bene questa moto. Gabriele Ruyo intanto, guardalo lì come è stato passato all'interno da... Dovrebbe essere Zamboni, riconosco il casco, Simone Zamboni, che a me che ha detto la sua anche lui, quindi insomma grande confidenza. Che abbiamo visto migliorare lungo tutto il campionato. Migliorato del campionato. Tantissimo, pazzesco. Sicuramente gran carattere per Zamboni, che ha passato Gabriele Ruyo, ma Ruyo è uscito più forte approfittando anche del lungo di Zamboni e l'ha passato. Paolo Loli, ok, ci fa segno nella sua sovraimpressione animata, quelle robe che neanche in MotoGP vediamo. Ci frena Loli, eh. Mamma se ci frena, mamma, secondo me non frena neanche, la butta dentro così, senza frenare talmente. Entra forte e guardalo qui Gohan a tardi come sta inseguendo il gruppone delle moto di fronte a loro. Riesce comunque a tenere un buon passo Gohan, quindi sicuramente è anche la prima gara che fa in sella questa un grandissimo moto, esordio con Arioni davanti a Costantino di nuovo e Ruyo che si è riallacciato al gruppetto dei primi con Zamboni che sta cercando in tutti i modi di tenere dietro Luca Bono, ma è arrivato lungo Zamboni, lungo, e quindi tutto da rifare per lui con Bono che passa e a tardi che si mette alle calcagna, alle spalle, dentro il tubo di scarico della moto di Zamboni. Intanto guardate qua Costantino come cambi di direzione immediatamente all'uscita dalla curva 4. All'interno Costantino ce la fa e passa Paolo Arioni. Ed è arrivato anche Ruyo dietro. È arrivato Ruyo e Luca Bono. E anche a tardi, tutti là. Una gara pazzesca. Pensavamo che quella di Franciacorta di Ruyo fosse stata la gara più bella di tutta la stagione, ma questa si sta per accendere come la gara più bella. Guarda qua, guarda che roba. Guarda che spettacolo questa ripresa in slow motion. Comunque del cambio di direzione. 3, 4, 5, 6, 7 piloti. Tutti là. Vicini, 8 piloti. Là. Dietro c'è anche Triglia, tra l'altro. C'è anche ragazzino impegnato in un'altra gara nel MotoEstate, nella Mini Open. Ah, giusto, con la pre-GP. Con la pre-GP, quindi insomma non è facile farlo. Impegno fisico per un ragazzino di 13 anni. Non è indifferente. Non è indifferente. Guarda, guarda che spettacolo. Guarda qua, Gabriele Ruyo e Bono. Guarda che roba, neanche in MotoGP vediamo ste riprese, forse solo in MotoGP. Al CIV se le sognano, quello è poco ma sicuro. Mamma mia che roba, spettacolare. Intanto, Paolo Arioni riaccende subito la mischia, passando Alessandro Costantino di nuovo alla curva, al curvone parabolico verso destra. Questa volta Arioni di nuovo, anzi, è riuscito a restare cucito all'interno con Gabriele Ruyo che segue da dietro questa bagarre dicendo: ragazzi, pensavate di esservi liberati di me, ma guardate che ci sono anch'io. Se pensavate di fare una bagarre solo tra di voi, vi siete dimenticati di me. Con Gabriele Ruyo che prende la scia e si affaccia all'interno. Gabriele Ruyo li passa tutti e due. Porta largo Arioni. Porta largo Arioni. Porta largo Arioni. Però ha il vantaggio della traiettoria e si mette davanti. Tutto da rifare. Hanno rimischiato le carte. Guarda, le guarda, guarda che bello vedere le moto di piccola cilindrata che devono stare per forza tutti per forza in scia. Intanto Loli... Loli sta cercando di fuggire, Loli sta cercando di fare una fuga come nel... Però la vedo male perché dietro col trenino, con le scie si aiutano e arriveranno a prenderlo sicuramente. Uno ha portato a pensare che se giri da solo gli altri non si prendono più, ma con le piccole cilindrate... Con le moto grandi è così. C'è il problema della scia. Se hai riesci a scappare però se... Ma con le piccole cilindrate c'è la scia che purtroppo... Fattore determinante. Guardali qua, guardali come danzano alla curva 3 e 4. Guarda uno Loli. Spettacolo per gli occhi, uno spettacolo. Veramente da vedere. Sembra di vedere una coreografia studiata ad hoc, ma in realtà di studiato non c'è nulla. È soltanto l'istinto che guida questi piloti che ormai hanno dimostrato di essere dei campioni, dei fenomeni veri. Perché girare così, su questi ritmi, su questi passi, così vicini l'uno all'altro, senza mai perdere per un attimo il filo della traiettoria, è davvero un lavoro da professionisti. Che assolutamente dici? Sì, poi è bello vedere anche Loli, hai visto come tira sul ginocchio e si rimette subito in carena in uscita alla variante. Sembra che siano nati facendo questo mestiere, sembra che lo facciano ormai da anni, e pensare che per molti di loro è soltanto la quarta gara è davvero una cosa che fa rabbrividire, soprattutto in sé, fa capire come queste moto siano didattiche e insegnino tantissimo a far scorrere la moto, a far bene. Anche perché potenza non ce n'è, quindi... Quindi o fai scorrere la moto o sono cavoli tuoi. Guarda, Gabriele Ruyo, guardali qua in scia. Paolo Loli è uscito dalla scia, hai visto quanto ha
perso. Sì. È uscito dalla scia e guarda quanto ha perso da primo che era. Lolli si ritrova quarto. Di nuovo tutto in carte, tutte le carte in tavola rimescolate completamente con Costantino. Guardalo lì con Gabriele Ruiu. Come è costretto Costantino a ritirare sulla moto. E guarda Lolli dove va ad infilarsi per cercare di passare Costantino. Questa volta ha imparato la lezione e infatti molla un attimino e si rimette in scia. Guarda Rioni come perde terreno stando fuori dalla scia. Soprattutto perché è Ruiu davanti a tutti. E Ruiu che era partito malissimo si è riportato di nuovo in testa. Perché le gare di MotoGP non sono tutte così? Perché non sono tutte così belle? Vi sfido io a fare una gara così bella là davanti. Intanto guardate Pellizzoni come si stia difendendo dagli attacchi di Francesco Marchese. Marchese intanto che è la sua prima gara quest'anno e già sta riuscendo a combattere con un altro pilota che sicuramente ha già più esperienza di lui. Ruiu intanto arriva largo alla curva 4 e Costantino si rinfila all'interno e si porta al comando di questa gara. Guardali lì, guarda Ruiu, guardalo. Dove si è infilato Ruiu? Ci sta. Dove ci si sta. È infilato? Dove è riuscito ci a riprendere sta. Il comando della gara? Intanto fa un po' effetto vedere Treia inquadrato da Guanattardi. Piccolissimo, piccolino, piccolissimo ragazzi. Sembrerebbe, insomma, sembra di vedere... No, un ragazzino piccolissimo. È piccolissimo, per lui giovanissimo. È 13 anni, 12 anni, quanti ne ha? Per lui è guidare una superbike. Infatti, perché fa effetto vedere un ragazzino così piccolo su una moto così grande per lui. Se ci salgo io sembro un gigante su una micro machine, ma... Quale effetto? Sicuramente fa colpo, ma soprattutto si considera anche che pesa molto meno ha degli altri. Ha un vantaggio fisico. Non indifferente. E guardalo lì Gabriele Ruiu che ci prova a riprendersi il comando della gara con Costantino, che vuole dire la sua in questo campionato. Anche perché se oggi non finisce davanti ad Arioni, le sue chance di vincere il campionato si riducano veramente tanto. Anche perché Arioni è quello che ha il comando di questo campionato al momento. Guarda lì, sembrava uno solo, invece sono quattro. Guarda lì con Arioni che arriva a staccare davanti a tutti. Mamma mia. E si porta al comando della gara Paolo Arioni, e lui il nuovo leader di questa gara. Che dire, se la gara avesse 20 giri comunque non sapresti dire chi vince. Stanno facendo una gara bellissima. Ma guardali qua, guardali come sono giù. Anche perché poi si fanno dei sorpassi, ma girando su tempi di riferimento. Su tempi sono da limite, paura, guardali lì veramente. Come chiude all'interno Arioni. Guardali qua, guardali come danzano. E davvero io resto ipnotizzato dal modo in cui guidano questi ragazzini. Guarda questo replay. In quattro in variante in coppia. Sono 2 a 2 appaiati. Pazzesco ragazzi. Pazzesca questa ripresa in slow motion. E guarda quest'altra sempre con Ruiu e Luca Bono. E intanto guarda qua Alex Treia. Guarda come rimbalza la ruota davanti. Guarda che roba. Per un attimo l'ho vista anche sollevata da terra. Pazzesco. Al di là della ripresa in slow motion, pazzesco anche il modo in cui viene andare a Costantino. Come si gira come se niente fosse, così in piega, tutto fuori dalla moto, per vedere chi arriva dietro. Immagini che davvero ci fanno rabbrividire. Mentre intanto Pellizzoni ha perso la posizione su Marchese. E quindi mentre là davanti stanno facendo una bagarre della Madonna, la stanno facendo anche qua dietro, perché Pellizzoni e Marchese si stanno scambiando le posizioni giro dopo giro, turno dopo turno, curva dopo curva, senza esclusione di colpi. Guardali qua come arrivano vicini l'uno all'altro. Velocità da brivido, distanze millimetriche, con Costantino che prova ad arrivare lungo per cercare di portarsi al comando. Ma l'unica cosa che riesce a ottenere sono 3 posizioni perse. Esatto. E di nuovo Ruiu al comando della gara. Ma si rimescoleranno presto. Intanto guarda Treia là davanti come prova ad infilarsi all'interno su Zamboni. E c'è il sorpasso di Alex Treia che riesce a portarsi Bravissimo. Davanti alla moto numero 32 di Simone Zamboni. Con guardali qua come escono tutti e quattro dall'ultima curva. E guardate guarda che zigzag per dietro le scie. Oh, guarda dove si sono passati. Guarda che roba. Guarda quanto sono vicini. E guarda chi arriva a staccare dopo. Staccano tutti nello stesso identico preciso punto. Se ti metti lì a misurare il corrighello, cosa viene fuori? Viene fuori lo stesso numero virgola 0000 all'infinito. Più cioè, o meno. Staccano nello stesso granello di sabbia. Si sono presi come riferimento lì quel ciuffo d'erba che c'è lì di fianco al cordo. L'hanno detto bene, io stacco qua. E tutti gli altri staccano lì. Come fanno tanto a staccare? Treia, guarda, occhio Treia. Treia come si fa aggressivo. Ma giustamente il cameraman sta seguendo questi qua davanti. Vediamo
Zamboni davanti, Treia dietro, quindi Zamboni si è di nuovo riportato davanti. E poi a seguire Gohan Attardi, che sta facendo una gara veramente bellissima per essere la sua prima gara qui sopra. Sicuramente il fratello Massimo. Guarda Rioni dove va. Guarda Ryu, che aggressività. Come lo butta fuori e tra i due litiganti il terzo gode. Costantino e va davanti. Di brutto anche Costantino va davanti. Guardali qua. Gohan Attardi, dicevo, il fratello gli avrà insegnato un po' di cose sicuramente per prepararlo a questa gara. Fratello più grande, immagino. Sembrerebbe più grande il fratello, non vorrei fare una gara. E intanto guarda qui Pellizzoni come esce più forte dalla curva 4 e riesce a passare all'interno. Francesco Marchese con un bel sorpasso questa volta Pellizzoni. Guarda come sta tutto a sinistra per prepararsi poi al tornantino verso sinistra. Ragazzi, io non so più cosa dire perché qua a ogni curva ci sono occhio, 26 sorpassi. Occhio, guarda Ryu, guardalo lì all'interno. Ryu si porta al comando della gara per la 156esima volta in questi 6 giri che sono trascorsi finora con questa zanzara spiaccicata sulla telecamera di Costantino. Guarda le ali lì che si muovono ancora. il vento, o lei che dice basta, fermatevi, non ne posso più. Sicuramente si sta vedendo una bella gara con la zanzara lì. Hai visto come Ryu tiene dentro un braccio il rettilineo? Non ci avevo fatto caso. Per stare in carena meglio. Insomma, l'esperienza, sicuramente questo pilota ne ha abbastanza di esperienza. Ma se dovessimo inventare la Spagna insegna. Se dovessimo inventare il bagarometro, quel sistema. Il bagarometro, quel sistema che misura la bagarra, qui saremmo altamente fuori scala. Siamo in fuori giri. Mattia Scantarini, tanto moto numero 237, sta seguendo il gruppone cercando di migliorare chiaramente i suoi tempi. E chissà, Mattia Scantarini comunque è riuscito a migliorare in qualche decimo rispetto alla sua qualifica. Inquadrato intanto anche Luca Bono, moto numero 2. Guardalo lì come sia vicino al gruppone di testa. Chissà che non riesca a raggiungerli. E guarda Marchese, dove ci ha provato a infilarsi all'interno. Quest'altro pilota invece, Maurizio Vettor, ne avevamo parlato in precedenza, con la moto numero 33, 1.27.7 il suo miglior tempo qua in gara. Mentre Pellizzoni, approfittando anche del tentativo di sorpasso di Marchese un po' troppo audace, sta allungando di qualche secondino. Guardali qua come sono vicini, con Costantino che si infila nuovamente all'interno. Ormai non mi esalto più a commentare i sorpassi perché sembra quasi scontato. È scontato ormai che si... È scontato niente. Scontato un paio di... Arrivi ha fatto una roba tipo alla Valentino su Lorenzo. Sì, esatto, bellissimo. Una roba del genere, una staccata. Guarda dove vanno. Vanno nella pista di rallycross tra un po'. Per togliersi dalla scia. Guardali là, con Ruyu che gira ancora in prima posizione. E Paolo Lolli, secondo, che... È un po' la variabile impazzita di questa gara, perché le gare precedenti non era mai riuscito a stare a livello di quei tre davanti. E adesso è lì e dice: ragazzi, ci sono anch'io, voglio dire la mia. Per lui è una vetrina importantissima. Cavolo, sei importante. Sono forte come voi, ve lo sto dimostrando. E come ve lo dimostro? Riportandomi in testa alla gara. Paolo Lolli, primo in questa gara. Vediamo di nuovo al comando della classifica del KTM 200 Trophy. Guardalo qua Zamboni come ci prova su Alex Treia. Zamboni non ha assolutamente mollato il colpo. E Attardi, secondo me, è lì dietro che sta soltanto aspettando il momento giusto per infilarsi. Guardali qua come sono vicini all'uscita della curva 3 e 4. Sfruttano tutta la pista. Una goduria per gli occhi. Se ci fosse qualcosa in più si sfrutterebbe anche quello. Se ci fosse l'erba sintetica quella è meglio di no. Se avessero tosato l'erba userebbero anche l'erba, secondo me. Sai, quella bella erbetta tipo campo di calcio, no? Bella sottile, no? Non questa erba che insomma non è tagliata giorno. A volte è anche pericolosa l'erba sintetica. Sì, l'erba sintetica quando è bagnata poi è come il sapone, praticamente uguale. Mi ricordo quelle rare volte che ho corso in per macchina. Chiarimenti chiedere a Andrea Iannone. Chiedere a lui, ne sa qualcosa. Intanto guarda come sta prendendo anche lui il vizio di stare tutto chiuso in carena. Non c'è la carena. Più chiuso possibile in curva, perché capisce che... Aiuto. Robe da cardiopalma. 190 bpm. Non è la nuova canzone di Tiesto, ma il battito cardiaco di questi piloti in questo istante. Anzi, quale istante? Dall'inizio alla fine di questa gara il loro battito cardiaco sta andando anche quello fuori scala, come il bagarometro, come il numero di sorpassi che hanno fatto tutti quanti, a partire da Lolli ad arrivare a Ryu, Costantino, Arioni, ma senza dimenticare anche di Zamboni, Gohan Attardi e Treia, chi più ne ha più ne metta, perché qua di sorpassi ne stanno facendo veramente fino all'infinito. Guardalo lì Attardi che cerca di approfittare. Guarda Costantino, guardali qua in quattro affiancati con Arioni che va a staccare al limite del cordolo. Guarda, sono in due. Guardali lì, mamma mia che roba, mamma mia.
Mamma, cosa stanno combinando? Guardali qua, la curva 3, affiancati in 3. Chi ci sta dentro? No, vabbè, ragazzi. No, non ci posso credere. Questa roba è inaccettabile. È veramente inaccettabile vedere una bagarre del genere. E io, anche qua. E anche qua, guardali qua, guardali qua. Che vogliono dire, ragazzi? Sbattetevene di quelli davanti, perché anche noi stiamo facendo una bagarre, robe dell'altro mondo, un branco di cani sciolti. Comunque, Lolli sta facendo una gara pazzesca. Ruiu di nuovo davanti a Lolli, e approfittando del sorpasso questa volta anche Paolo Arioni ha deciso di mettere le sue ruote davanti a quelle di Lolli. Guarda dove si infila Paolo Arioni e ce la fa a mettere le sue ruote. Infila sempre in quella sempre curva lì. Sempre lì e ci sta. Guardali qua, gomito contro gomito. Mamma mia. Aiuto. Mamma mia. Aiuto. Se aprivano il braccio avrebbero potuto darsi a braccetto. Aiuto. Cioè, aiuto. Hai visto che roba? Aiuto. Potevano e intanto guarda la bagarre. Aiuto Luca Bono che Luca è lì. Bono li sta raggiungendo. Mamma mia, che robe che state facendo! Una gara pazzesca, straordinaria. Non ho mai... No! Mamma mia, che brutta roba! No! No, non ci posso credere. Guarda che perde liquido la moto. Perde liquido la moto. No, visto? Lolli per terra, no. Porca si miseria. Dispera. Porca che vacca. Peccato, stava facendo una gara bellissima. Non ci voleva. Disperato, guarda al cielo, dice perché? Perché ho fatto la curva come tutti i giri precedenti e questa volta la gomma mi ha mollato? Perché? Incredibile, non ce l'aspettavamo. E adesso intanto, siamo in tre. E intanto guarda che Bono si è messo davanti a Gabriele Ruiu, approfittando del contatto con Paolo Lolli. Questa volta Bono ha sferrato la zampata. Ci sono detti qualcosa di Oni e Costantino. Ah, quello è sicuro. No, no, è proprio a gesti, non l'ho visto. Sul rettilineo. Certo è che quella caduta lì di Lolli io l'ho vista male, perché ho visto per un attimo Lolli sotto la moto di Ruiu. È stato anche fortunato che comunque ha picchiato con la schiena contro la moto, e quindi lì è il paraschiena che ti ripara. Vabbè, sì. Quindi non hai tutti gli ingranaggi della moto, no, che però ti vanno comunque a picchiare. La scivolata era innocua, andavano, cioè, no, era no, una curva infatti, lentissima. Per fortuna quindi è finito contro la moto di Ruiu e non sotto. Esatto. Sennò lì sarebbero stati veramente dolori. Meglio così, il cuore sicuramente fa male, l'orgoglio fa male. E ha buttato, cioè, purtroppo non per colpa sua, sono cose che capitano quando sei al limite, e questi qua sono oltre il limite. Sicuramente il morale fa male. L'importante è che il fisico sia a posto e che non si sia fatto nulla di grave. E intanto Gohan a tardi si infila, o almeno ci prova a infilarsi su Zamboni e ce la fa. Replay. Qui vediamo intanto il replay. Guarda la moto di Lolli, quella la rossa là davanti, e ha perso il posteriore. Guarda, oh, mamma mia, lì è paraschiena. Per gli è fortuna. Andata benissimo a Lolli. Guardiamo anche qua, ripreso dalla moto di Arioni. Mamma mia, ragazzi. Poteva essere un incidente. Ruiu ha fatto un mestiere per rimanere in piedi. Mamma mia, poteva essere un incidente brutto. È stato solo un incidente, per fortuna. Quando ci si passa sopra non è. Non è mai bello. Meno male che è stato soltanto. Oh, aiuto. Mamma mia. Che rischio. Che Lizzoni che è imbarcata, che si è preso. Ragazzi, cosa state facendo? Guardalo qua, Ruiu, che ha provato ad infilarsi su Luca Bono. Ma la telecamera è switchata un attimo per vedere cosa sta combinando. Anche Gohan Attardi, che è stato passato nuovamente da Simone Zamboni. Quindi bagarre dappertutto. Guardali qua. Guarda Bono in scia. Guarda in Bono in scia. Guarda Bono in scia. Ma noi vediamo. Oh, mamma mia, che traverso di Arioni. È Costantino il traverso. No, Arioni ha fatto il traverso là davanti. Okay. Costantino ha dato lungo. Mamma mia, ragazzi, se sono al limite. E questo è Gohan Attardi, che riesce nel sorpasso all'interno su Simone Zamboni. Quando mancano ormai pochissime tornate alla fine, dovrebbe essere iniziato adesso il penultimo giro. Se è il terzultimo, non lo so, però penso sia il penultimo. Perdonatemi se commetto qualche incorrettezza. Ma intanto Luca Bono ha perso terreno, Attenzione, ha un problema. Mi sa che è arrivato lungo. O è arrivato lungo? No, problema alla moto, si guardava la moto, guardava in basso. Non lo so, vedremo se riuscirà a tenere testa a questo gruppone qua. Peccato, fatto sta perché che ormai la questione della vittoria sembrerebbe essere diventata una roba a due tra Paolo Arioni e Alessandro Costantino, che sono i loro due, coloro che si stanno giocando il campionato. Se Arioni riesce a chiudere davanti a Costantino, fa il colpaccio, perché guadagna tanti punti importanti. E Costantino, se vuole tenere ancora il contatto con Paolo Arioni e arrivare all'ultima gara con tutto il campionato apertissimo, dovrà chiudere la gara davanti a Paolo Arioni. Manca veramente poco alla fine di questa gara. Si tratta di un giro e mezzo, con Costantino che allarga la traiettoria per cercare di uscire più forte qui prima dell'immissione sul rettilineo del terrapieno. Vediamo chi riesce a fare la curva più precisa, più millimetrica. Costantino è rimasto fortissimo. È uscito fortissimo. Guarda quanto è uscito forte Alessandro Costantino, con Paolo Arioni che si mette adesso in scia alla moto
di Alessandro Costantino. Vediamo chi dei due riesce ad andare a vincere questa gara con Paolo Arioni davanti a Costantino. Siamo all'ultima curva di questa gara con Arioni che taglia il traguardo in testa e vince Bravissimo. La gara dopo una gara straordinaria. Una gara straordinaria Bravissimo. Di Paolo Arioni. Fantastico, guardatelo come festeggia, sfoga tutta la rabbia, tutta l'adrenalina, perché non ne Bravissimo. Ha già sfogata. Aveva avuto problemi in qualifica, ha girato piano, ma guardalo lì, quando guardalo. C'è da combattere. E tra l'altro anche il gesto di stizza di Costantino Ruiu, perché ci hanno davvero messa tutta, hanno dato il 150% per riuscire a vincere questa gara. Ma Paolo Arioni è stato l'uomo che si è portato a casa la vittoria. Guardali qua che si stringono la mano, sportivi comunque, perché sì, è una competizione in cui l'adrenalina è fuori scala, così come il bagarrometro, ma anche la sportività è davvero fuori scala. Abbiamo coniato il bagarometro. Il bagarometro adesso è il nuovo termine che adesso useremo. Questo weekend mi sa che penso l'abbia vinto il Duke. Mamma mia, una gara pazzesca. Non immaginavo che potessero fare una gara più bella di quella che avevano fatto a Franciacorta a luglio. E con sorpasso all'ultima curva, bellissimo. Ce l'hanno fatta. Bellissimo. Mamma mia, che gara straordinaria. Che dire, una gara che dimostra che questi piloti davvero sono al limite. Più forte di così non si può andare con queste moto. Stanno guidando veramente. No, ma poi fanno dei tempi di pazzeschi. Ma cioè, dei tempi poi con gomitate, sportellate e bagarre. Questa è la roba incredibile. Cioè, perché fare i tempi da solo è un conto, ma fare i tempi in quattro uscendo così è una roba che non avevo mai visto. Il tempo migliore in gara 1:24.0, che abbatte di un secondo e mezzo il tempo di qualifica. Pazzesco. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Vincitore Paolo Arioni, che si porta così al comando, anzi consolida il suo comando della classifica del Duke Trophy. Infatti con 90 punti stacca di 9 punti Alessandro Costantino. E Arioni gli basterà fare pochi punti la prossima gara per portarsi a casa il titolo. C'è da dire che tutto da vedere, perché abbiamo visto la fine che ha fatto Lolli oggi cercando di tirare per restare in testa. Chissà che la prossima gara non ci riservi sorprese. Anche perché prossima gara Varano, basta Franciacorta. Esatto, tutta novità. Pista nuova, sarà tutta da imparare. Tra l'altro consideriamo che Ruiu, che è arrivato terzo, ha comunque vinto la categoria rookies, quindi si è aggiudicato un in bocca al lupo per lui. Un quindi. In bocca al lupo per lui, perché si è aggiudicato di diritto l'accesso alle selezioni per la Red Bull Rookies Cup. Quindi Gabriele Ruiu è una bella opportunità. Un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio. Così come Alex Triglia, che ha chiuso quinto, comunque per curriculum è stato ammesso anche lui alle selezioni. Poi in quarta posizione Luca Bono, una gara bellissima la sua. Mai visto la moto, ha chiuso quarto, soprattutto ha battagliato con quelle là davanti, quindi veramente tanto tanto di cappello. Quinto Alex Triglia, sesto Guanattardi, anche lui autore di una gara bellissima, alla fine ce l'ha fatta a spuntarla su Simone Zamboni e chiudere così davanti a lui in settima posizione. Maurizio Vettor ha chiuso la gara in ottava posizione. 27-7, eh. 27-7, quindi veramente gran merito. Poi Pellizzoni e Marchese sono riusciti a scendere, hanno girato comunque in 1.30, hanno fatto una gara veramente di santa ragione, proprio tutti i giri a darsi bagarre, una gara veramente bellissima la loro. E chiude poi lo schieramento Mattia Scantarini in 11ª posizione. Purtroppo Lolli DNF, non ha finito la gara. Che dire, è stato uno dei più grandi protagonisti di questa gara. Penso sia una delle più belle gare della stagione che abbiamo visto. Assolutamente, la più bella gara che ho visto in vita mia. Non me ne frega niente, io mi sbilancio. Gare più belle di questa. Forse ho visto solo quella di Rossi e Lorenzo in MotoGP a Catalunya. Siamo su quel livello. Siamo su quel livello, perché ha fatto dei sorpassi che... Dove? Come fai a passare lì? Come si fa? C'è scritto vietato passare, questi sono passati in quattro dal primo all'ultimo giro, cioè. Poi veramente, l'ultimo giro sono rimasti in due, ma hanno fatto praticamente il 90% della gara in quattro. Ed è una roba pazzesca. Veramente pazzesca. Vabbè, che dire, aspettiamo Varano. Tutti invitati a Varano. Fatecene un'altra ancora più bella, anche se dubito sarà possibile. Il 12 ottobre a Varano siete tutti invitati per venire a vedere dal vivo questi campioni sfidarsi in pista. Qui dall'autodromo di Franciacorta è tutto. Arrivederci da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli. Ci vediamo il 12 ottobre a Varano. Se non venite, vi succederanno cose molto brutte. Ciao a tutti. Ciao.